bella averti qui come sempre. E io sono felice di essere qui con te. E oggi prepari una ricetta che è tricolore. Però, tricolore quale? Bianca, rossa e verde o bianca, rossa e blu? Perché è come... Allora, innanzitutto diamo il nome, che è molto famosa, ma... Allora, ti porto una ricetta stratosferica. Il pollo... all'amarengo. Ed è il piatto preferito di Napoleone Bonaparte. Allora, niente popò di meno che Napoleone Bonaparte adora questo piatto. È il suo piatto ma preferito. Ma nasce per un... per sbaglio, praticamente. No, nasce, prende il nome dalla battaglia di Marengo, che si è tenuta nella famosa città in Piemonte, vicino ad Alessandria, ed è stata una battaglia molto molto importante e molto cruenta, ed è stata il 14 giugno del 1800. Sì, ma io non mi riferivo tanto alla battaglia, mi riferivo al fatto che Napoleone vuole mangiare e non c'era niente da mangiare, il cuoco si è inventato sta ricetta. Esattamente. Allora, come ti stavo dicendo, la battaglia è stata molto sanguinosa ed è stata tra i francesi e gli austriaci. Durante questa battaglia sono state distrutte le scorte di cibo. Gli austriaci le avevano distrutte. Pensate. E così Napoleone, finita la battaglia, era molto stanco, ma anche molto affamato. Immagino. E il suo cuoco personale voleva preparargli un piatto che fosse degno di lui. E che si inventa quindi? Si inventa di andare in giro per le campagne di Marengo a cercare degli ingredienti per cucinare qualcosa per lui. E che cosa trova? Del pollo, che infatti il principe del piatto è il pollo in questo caso, dei pomodori, dei funghi, dei gamberi di fiume, ma in questo caso... Qui abbiamo quelli di mare, ma ormai si fa anche con i gamberi di mare. Esatto, in questo caso la rendiamo più gostosa. Quindi, con aspetta, i gamberi allora, di mare. Ricapitoliamo, e per avere la ricetta ricordatevi a replay. Pollo, gamberi di fiume, esatto. Pomodoro e uova. E anche funghi. E i funghi, cioè, ma è molto non ci facciamo ricco. Mancare niente. No, questa è una ricetta ricchissima. Allora, come si prepara? Allora, ho cominciato mettendo nella nostra padella olio extravergine di oliva con un po' di aglio a soffriggere. Benissimo. Adesso ho messo il nostro pollo che ho reciso per aiutarlo nella cottura. Ah, vedi, questo è un bel consiglio. L'ho tagliato, sì, è una cosa molto importante. Per cucinarlo più velocemente il pollo basta dargli una bella tagliata. Esatto. Sulla adesso polpa. Il pollo deve cuocere per molto tempo perché ha una cottura piuttosto lunga. Però intanto noi ci portiamo avanti con gli altri ingredienti. Certo. Allora abbiamo i pomodorini, in questo caso io ho scelto i pomodorini piccoli ciliegini e andiamo a tagliarli nel frattempo che... Perché facciamo una sorta di sughetto? Non proprio. Non ecco, essere ridicente, che ci facciamo con questi pomodorini? Dimmelo, ti prego. Sono in parte, ma diventa un sugo, un tutt'uno. Ah, no, perché pensavo che ci facessi chissà che, mi ero spaventato. Però li mettiamo, non li dobbiamo far cucinare troppo, insomma. Giusto? No, in realtà tutta la ricetta va per almeno una quarantina di minuti. Ah. Però intanto ne facciamo vedere ai nostri amici a casa come si prepara. Certo. Ecco qua. Ecco qua. Allora, poi ti ho portato un documento, sai che a me piacciono le cose storiche. Tu sei una collezionista. Sì, questo è un documento rarissimo del 1803, che viene proprio da Napoleone, wow. In cui dice che è talmente importante la guerra di Marengo, la battaglia di Marengo, che istituisce addirittura una fiera. Una fiera di questo piatto? Una fiera della battaglia in cui si mangia anche questo piatto. Hai questo capito? Piatto? La prima sagra, bisogna dirlo a Marco Di Buono. Marco, ti abbiamo trovato una sagra da visitare. Questo piatto gli piacque talmente tanto che diventò il suo piatto preferito. Ma pensa di Napoleone. Sì, di Napoleone. Bravo, Napoleone. E a ogni vittoria lui voleva mangiare solo pollo alla Marengo. A Waterloo mi sa che non l'ha mangiato, però... questa storia e non dobbiamo certo giudicare. Allora, adesso un passaggio importante, ho messo il vino bianco. Sì. E lo andiamo a sfumare con il nostro pollo e proseguo ad alzare la fiamma. Inseriamo i nostri pomodorini. Ecco qua. Io sono curioso di vedere i gamberi quando entrano in gioco, perché eccolo. Oddio.
c'è stata un'esplosione. D'altra parte è un piatto che viene dopo una battaglia importante. Ci sarà qualche ricordo. Esatto. È logico. Ecco qua. Ecco qua, andiamo a inserire quindi i nostri pomodorini. Quindi mettiamo insieme il pollo. Sì, okay. In questo modo. Che già questo sarebbe di per sé un piatto molto buono, perché pollo con pomodoro è buono, tanta roba. Ecco qua, continuiamo con la nostra ricetta. Guarda, ti do una mano a mondare. A volte mi scopro che dico delle parole che neanche io conosco. Mondare. Allora, andiamo a inserire i nostri gamberi. Adesso vanno, eh? Sì. Dai, capi? Scusa, ecco qua. Cristina, che te la pulita, sennò qui c'è il rischio che non prende comando. Grazie, Marcello. Vabbè. Eccoci. Sei un aiuto meraviglioso. Io vorrei fare il sous chef. Mi piacerebbe tanto. Ti ci vedrei benissimo. Ecco, io starei abbondante con i nostri gamberi. Quindi mettiamo, allora, il pollo diciamo che è cotto, è passato di 40 minuti, giusto? Allora, io mi sono portata avanti stamattina, esatto, di buon'ora, l'ho già cucinato. Quindi i gamberi perché... mettiamo a fine cottura del pollo. No, devo andare continuamente. Hai capito? Devo andare continuamente. Questa è un'altra cosa, perché di solito i gamberi si cucinano pochissimo, invece questi proprio. Allora prendiamo i nostri Mazza funghi. Quanto è ricco sto piatto, sì. Proprio ricco. Sì, sì. È proprio ricco. Ecco qua, andiamo a fare. E tu hai usato dei champignon, sono questi? Sì. Ecco qua. Ma si possono usare anche altri tipi di funghi o conviene questi neutri? Sì, ma si possono usare anche quelli sott'olio volendo. Ah, addirittura? Sì, sì, sì. Che sono buoni pure. Anche quello che preferiscono i nostri. I funghi che arrivano a casa vanno bene. Tranne i porcini, che secondo me vanno bene da soli quelli, perché insomma. Ecco, poi una cosa che mi piace ricordare di Napoleone, che in realtà Napoleone era di origine italiana. Beh, certo, era Corso, che all'epoca era italiana, cioè italiano del regno. Quando è nato Napoleone era di Genova, solo che lui si è fatto cambiare il nome da Napoleone Buonaparte a Napoleone Bonaparte, perché gli conveniva poi per i suoi. Ha fatto una discreta carriera militare, diciamo, in Francia. Esatto. Il giovane. No. Allora. E l'uovo ci va di. Ma pensa. E adesso finiamo con un'altra chicca di questo piatto, perché appunto ha tanti ingredienti. Cioè, veramente poi uno più gustoso dell'altro, possiamo dire. L'uovo non lo metti sopra, lo metti a parte. Lo metto in parte. Ah, sì. Hai capito. Te capi? Ecco qua. Facciamo un classico uovo all'occhio di bue. Ecco qua, stiamo andando verso il termine della nostra ricetta. Ti abbiamo detto, ecco, qua ho il mio pollo che ho preparato stamattina apposta per noi. Che spettacolo, ragazzi, che profumo aperto. Ecco qua. È buono. Un odore piuttosto invitante. Sì, è un piatto gustoso e molto ricco. Direi tanto. Non manca nulla. Tanto, tanto ricco. Qua invece dovremmo farlo andare per una quarantina di minuti, fino a quando non diventa così. Diciamo che però abbiamo adesso la soddisfazione di vedere il piatto finito, ma non ho la soddisfazione di mangiarlo. E quindi non è una cosa bellissima, però. Ecco qua. Soffro insieme a voi, insomma, ma al comune mezzo caldo. Ecco il si pollo. Fa con tutte le parti del pollo o solamente con le cosce? Perché ho visto che. Si possono utilizzare varie parti del pollo. L'importante è che poi tutti gli ingredienti vengano rispettati, perché sono gli ingredienti che lo rendono poi così particolare. Abbiamo visto qua che la cottura comunque è con gli ingredienti tutti insieme poi alla fine. Tutti insieme? Tutti insieme. Sì, perché anche i funghi vanno a cuocersi, cuocersi tutto insieme. E ci siamo. E adesso aspettiamo il nostro. Possiamo dire che ci siamo anche là. Il nostro vetto. Eccola. Ecco qua. Napoleone. Napoleone. E Napoleone mangiava il pollo alla Marengo, il piatto della vittoria. Però ogni volta doveva fare una battaglia, un po' faticoso, molto buono.